L'Argiope burenniki, conosciuto anche come ragno vespa, presenta un aspetto decisamente appariscente tra l'araneo fauna italiana, sia per la livrea coloratissima che per le sue dimensioni. Il cefalotorace ha forma simile a quello degli altri araneide e si presenta vellutato con un'intensa colorazione bianca che la luce del sole lascia intravedere dei riflessi argentei. Il pattern dorsale è molto caratteristico ed è costituito da un alternarsi di striature trasversali bianche, gialle e nere. Queste possono essere più o meno irregolari, sottili o più spesse, come la tonalità del giallo che può essere più o meno marcata in funzione dello stadio di accrescimento o della popolazione. Le zampe, lunghe e irte di spine nere, sono generalmente chiare a livello del femore e assumono una caratteristica annellatura nera molto marcata negli altri segmenti. Le femmine adulte possono raggiungere i 2 cm di corpo, 5 cm con le zampe distese, e sono nettamente più grandi dei maschi, che non superano invece i 7-8 mm di corpo. È una specie a distribuzione paleartica, quindi la si può rinvenire pressoché in tutta Europa, in Nord Africa e in parte dell'Asia. In Italia è presente in tutte le regioni, comprese le isole maggiori. È un ragno che predilige praterie e declivi con erba alta, sia in zone piuttosto umide, nelle vicinanze di specchi d'acqua o canali di irrigazione, sia in zone aride tipiche della macchia mediterranea o in prossimità di litorali sabbiosi. È poi molto comune trovarlo a ridosso di aree urbane, in giardini o strutture di campagna lasciate in abbandono. Dove è presente è facile da incontrare, anche se inizialmente l'individuazione risulta difficoltosa a causa della sua ottima capacità mimetica tra il chiaro e scuro e i giochi d'ombra della vegetazione. Non è raro trovare più esemplari nel giro di pochi metri quadri, specialmente quando si tratta di esemplari giovani. L'Argiope burenniki è un araneide che caccia durante il giorno tramite una grande ragnatela di forma orbicolare, dal diametro di oltre 30 cm, formata da numerosi raggi tenuti assieme da strette spire. I filamenti di tela sono ricoperti da minuscole goccioline adesive. La zona centrale mostra sempre un infittirsi della tramatura e spesso è presente lo stabilimentum, una tipica e misteriosa struttura formata da seta bianchissima e compatta. Questo ragno costruisce la ragnatela ancorandola tra l'erba alta, prevalentemente in prossimità del terreno e più raramente tra siepi o rovi. La si può osservare stazionare sempre al centro dell'orbicolo, nella sua posizione tipica a zampe distese a coppie, dalla quale non si sposta mai se non quando viene disturbata da un predatore o dagli agenti atmosferici. A differenza di altri araneide, infatti, non costruisce ripari al lato della tela, né si rifugia tra la vegetazione durante le ore di buio. Si nutre principalmente di ortotteri, ma non disdegna altre tipologie di insetti come ditteri, lepidotteri o anche grandi coleotteri volanti che riesce a catturare grazie alla particolare robustezza della sua tela. Quando una preda rimane intrappolata, inizialmente il ragno l'avvolge emettendo dalle filiere una grande quantità di seta ed in seguito, dopo averla morsa ripetutamente, la trasporta al centro della ragnatela per cibarsene comodamente. L'ordine di queste azioni può variare a seconda del tipo di preda. Durante la notte, eventuali porzioni di ragnatela danneggiate dall'attività diurna verranno ricostruite. L'Argiope burenniki non è un ragno aggressivo e preferisce sempre la fuga se disturbata, non costituendo quindi in alcun modo un pericolo per l'osservatore. Se aggredita, mette in atto una strategia difensiva molto particolare.
Rimanendo al centro della tela, le imprime un movimento oscillatorio molto rapido, per un tempo che può variare dai 15 ai 30 secondi. Se questa tattica di dissuasione non ha effetto, sceglie allora la fuga, lasciandosi cadere tra la vegetazione sottostante e rimanendoci fino a che la minaccia sarà cessata. A quel punto, con un filo di sicurezza tessuto durante la caduta, potrà facilmente risalire con rapidità fino al centro della ragnatela. Nel caso poi di un eventuale quanto raro morso, gli effetti del veleno sono blandi. Si avverte il dolore causato dall'azione meccanica dei cheliceri e un arrossamento della parte interessata. I sintomi, esclusivamente locali, scompaiono nell'arco di alcune ore, in base alla sensibilità del soggetto. L'Argiope brunichi è una specie stagionale e pertanto compie il suo intero ciclo vitale nell'arco di un anno. In Italia, lo sviluppo dei giovani e i primi stadi di accrescimento e la loro dispersione avviene con la fine dell'inverno e l'inizio della primavera. Lo sviluppo procede nei mesi più caldi, fino all'estate, quando, nei mesi di giugno, luglio e agosto, gli esemplari maschi maturano. Gli accoppiamenti hanno luogo solitamente nei mesi di agosto e settembre, senza particolari rituali di corteggiamento. Il maschio infatti si avventura cautamente sulla ragnatela della femmina e dopo averla fecondata finisce spesso per diventarne preda. Per evitare ciò sembrerebbe che approfittino di periodi particolari per l'accoppiamento, come abbiamo già evidenziato nel video Come sfuggire al cannibalismo sessuale. Dopo circa 3 settimane, durante le ore notturne, la femmina costruisce da 1 a 3 ovisacchi, in base alle condizioni climatiche e fisiologiche. Questi sono facilmente riconoscibili nella loro forma palloncino, ricoperti da seta marrone della consistenza cartacea, ed ognuno di loro può contenere fino a 400 uova. Il ciclo vitale del ragno adulto si conclude pertanto con l'arrivo del freddo, dalla fine di settembre in poi. I piccoli si svilupperanno durante l'inverno e rimarranno all'interno dell'ovisacco fino alla primavera successiva. Una volta usciti, si raggrupperanno su una tela disordinata, comunitaria, per effettuare una prima muta. Dopodiché, grazie anche al ballooning, si disperderanno per continuare in autonomia il loro ciclo. Tra le specie italiane, l'Argiope brunichi è nota per una sua grande peculiarità, come abbiamo detto, lo stabilimento. Le sue ragnatele sono infatti decorate con questa curiosa struttura di tela, compatta, intessuta a zigzag tra le maglie dell'orbicolo. Così bianca e splendente, è facile notarla sia in esemplari adulti che in esemplari giovani, dove, più che una banda zigzag, si può parlare di una vera piattaforma su cui l'esemplare sosta e compie la muta. Tutto il genere Argiope presenta questa caratteristica, e solo pochi altri araneide, sebbene con strutture di forme diverse o in misura meno appariscente, costruiscono stabilimento. Riguardo alla funzione di questo ricamo, è un vero e proprio rompicapo per gli studiosi. Sono state formulate numerose ipotesi e ad oggi non si è ancora giunti ad una spiegazione convincente e condivisa.